Amici di Pazzi per le macchinine, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, buonasera, questo in base a quando vedrete questo filmatino. Eccomi qua in carne ed ossa, Luca Cusani, alias Omino Rosso, per chi mi conosce più da tempo, frequentatore di Automodellando, di AMG Forum e poi di Facebook e quindi questo gruppo qua che insieme agli altri admin abbiamo deciso di fondare. Allora, innanzitutto grazie per le continue adesioni che ci date, grazie per quello che scrivete, grazie per quello che postate, grazie per tante cose, insomma, per il comportamento che avete, perché mi fa piacere che in questo gruppo perlomeno c'è un'area un po' più tranquilla e serena. E qui mi allaccio al primo punto della quale io voglio arrivare a parlare. Allora, io sono 40 anni che colleziono, che sono su questa terra, 30 anni che colleziono modelli, ovvero da quando ho smesso di romperle. Allora, la collezione è una passione, un qualcosa che ci fa star bene, che ci fa vivere, che ci riempie quegli spazi vuoti in cui ritagliamo durante il lavoro, la solita routine, quel ritaglio di tempo che ci serve per dedicarci a questo hobby che è un piacere farlo in quanto passione. Io grazie proprio a internet ho conosciuto tanta gente che mi hanno introdotto in un mondo che io non conoscevo. E anche se ho 40 anni, continuo a non conoscere le macchinine, perché io conosco quelle che ho. Però il bello di essere nei gruppi è appunto confrontarsi, scambiarci le opinioni. Quindi non esiste il gotha, non esiste il guru. Il guru di cosa? Il guru, ma non ce n'è guri. Tu mi parlerai del tuo bagaglio culturale, io ti fornirò del mio, ma io non metto in dubbio la tua parola, cioè mi posso permettere di mettere in dubbio la tua parola se io la so diversa. E uno non si deve incazzare perché uno gli dà contro se non è d'accordo con quello che lui dice, perché l'importante, come in tutte le cose, è l'umiltà, star bene fra di noi, poter parlare di questo, quell'argomento che riguarda, in questo caso, il collezionare macchinine. Quindi, io vorrei vedere un po' più di serenità, almeno in questo gruppo, perché ci tengo, la ho a cuore questa cosa. In questo gruppo ci sono tanti bravi ragazzi che postano, fanno vedere le loro cose, c'è gentilezza, c'è accoglimento, stiamo bene tutti insieme, persone che anche grazie proprio a questo forum, a questo gruppo, ci siamo conosciuti di persona. Io stesso ho conosciuto Maurizio di persona, non sono mai andato a una borsa a scambio, quindi non conosco Samuel di persona, però ci ho parlato tante volte, anche via Skype, su Messenger, su dove vi pare, WhatsApp, come con tutti gli altri. Ma io mi chiedo perché poi alla fine bisogna arrabbiarsi fra di noi. Perché? Perché bisogna stare a discutere, polemizzare sulle cose e io l'ho trovata e quello che dici non va bene e allora non capisci nulla e allora umiltà. Ragazzi, umiltà. Come in tutte le cose. Perché si rimane antipatici. A star sempre a brontolà, a puntiglià, a voler fare il punto, io le so più di te, perché io ho 4.000 modelli, ne devo sapere più di te, che ce n'è 1.000, capito? Ma quello che ha 1.000 modelli magari è più intelligente di quello che ne ha 4.000, perché magari lui li colleziona in modo intelligente, sapendo cosa compra, non spendendo soldi alla cazzo di cane. Ecco, quindi a me piacerebbe che almeno in questo gruppo qui ci fossero un po' più persone che ragionano un po' più col cervello, senza fare i grandiosi, gli splendidi, i super. Io c'ho la casa piena di burago, cazzo di madonna. Tutti i gruppi sanno che c'ho l'asa piena di burago, ma perché lo devo dire anche lì? Tanto siamo sempre soliti. Non è che è un gruppo nuovo, nuove persone, e noi siamo noi,
Siamo noi italiani, ci può arrivare quello nuovo che arriva, ma siamo sempre noi alla fine. C'è 40 gruppi di modellismo fatti da soliti personaggi. Però poi ci sono i soliti personaggi, pochi per fortuna, che guastano tutto. Quindi c'è un regolamento, leggiamolo tutti quanti, facciamone tesoro, rimaniamo tutti sereni, ho lo spirito sereno. È inutile poi mi far schiantare il collezionista che, perché ci sono vari tipi di collezionisti, no? C'è quello che non rivela quanto spende. Spende belle cifre, perché il collezionista che non dice mai quanto spende, spende belle cifre. E quello è una categoria. È quello di solito che ha più roba rara. Poi c'è il fortunato. Il fortunato è quello che va alla borsa, al mercatino dell'usato sotto asa alla signora Cesira che ha svuotato la antina e trova tutte le Mercury a 2-3 euro e si fa una bella olezione. Poi c'è il finto fortunato, quello che non vuole rivelare che spende una saccata e palata di sordi e trova tutta un euro, trovata oggi per caso a un cassonetto della spazzatura, pagata 50 centesimi Fiat 1100R della Mebe Toys, un euro al mercatino rionale. Che culo, tutte lui le trova, poi magari dietro ci ha speso di più, però non lo vuole rivelare perché non vuole passare da quello che spende soldi pur da avercele per mostrarle, quindi preferisce passare dal fortunato di turno che non lo è. Poi c'è il collezionista che colleziona belli oggetti, ne compra pochi, ma compra miratamente quell'oggetto della serie, aspetta un mese, due, si mette a parte i soldini e si compra quel modello che vuole e c'ha quella collezione bella, fatta tutta di mint box. Poi c'è il collezionista come me che compra di tutto, quello che gli piace, quello che anche il rottamino da sistema ne compra tre, ne fa una e poi le altre due le tiene lì per i cambi o da scambiare, che non scambierà mai perché ne è gelosissimo anche dei rottamini, e comunque raramente li scambia. Fortunatamente io sono con qualcuno, sono riuscito a scambiare qualcosa, se no sono sempre comodo a pezzi di ricambio. Ok, ora arrivo al secondo punto e mi riallaccio un po' a quello che è il mercato del modellismo, no? Esiste, c'è il mercato di vendita, ci sono le aste. Quindi, se uno vuole comprare una qualsiasi macchinina, i mezzi ci sono. Oggi come oggi è facile trovare tutto. Poi ho trovato anche la Beta Burago, che era una mosca bianca. Ce l'abbiamo quasi tutti ora. Tanto mosca bianca è un solo che non se ne parlava. Nessuno sapeva. Ma lo volete mettere in testa? Voi ce l'avete tanta con questa, io ho sempre lottato da anni su questa cosa, sul denominare un modello raro. Ma raro, sapete cosa vuol dire raro? Raro vuol dire un modello che ne hanno fatti pochi, oppure un modello che tutti vogliono e non riesce ad avere, tutti non lo possono avere perché ne hanno fatti 100, 1000, siamo in 2000, 1000 devono rimanere senza. Quello è un modello raro. Ma non è raro un modello perché secondo me ha un colore più sbiadito. Ma sarà raro per te, non per me. Quello è un piacere tuo che hai a farti una collezione con 7456 varianti di colore uguali. Perché basta che un operaio della Burago, mentre era lì a mescolà, ha fatto dentro, c'è finito un moccio giallo e il verde è diventato verdino, no? E noi abbiamo questo modello verde, verde vomito, perché quello ci ha sputato dentro. Voi lo volete fare, va bene, ma non è più raro di quel colore dell'altro colore. Io dico, per me
il colore è sempre quello, capito? Poi c'è la variante, in annata, lo stock di olore. Se quello ha piacere di collezionare così, ben venga, ma non mi può dire che una 75 Jägermeister arancione chiara è più gialla di quella, è più rara di quella più scurina, perché quella intermedia, ora addirittura sono venuti fuori tre colori della Jägermeister. Uno è arancione, quell'altro ci hanno sputato e quell'altro ci hanno starnutito. E tre colori della Jägermeister fatti. Per non considerare quelle che rimangono ad anni, in anni, anni, anni in vetrina, ingialliti, sbiaditi dal sole. Ma vi rendete conto? Io ho una Rolls Royce solido 1,18, l'ho comprata, era bianca, è diventata crema per colpa di queste lì, delle sigarette. Se io la vendessi, la potrei vendere come color crema, ma è bianca. Ma è diversa, altro colore. Poi, scusate, a questi che vendono, a queste persone che vendono. Allora, una volta il modellismo era considerato, il collezionismo, un qualcosa di nicchia, un qualcosa riservato a dottori, avvocati, notai, benestanti, non certo persone che si accontentano del rottamino scrauso. Oggi i collezionisti sono così, si è evoluta questa situazione, no? Sono rimasti pochi i collezionisti che vogliono i modelli perfetti, anche perché oramai o compri le collezioni intere di persone che le hanno collezionate, o se no per averle ce ne vuole. Quindi, fra virgolette, ti accontenti, no? Un po' di quello che è. Quelli che vendono non mi possono vendere un modello e chiedere, cioè, foto del modello, no? Vedi un rottame, un esempio, 127 polystyle, senza portiere, senza paraurti, senza vetri, senza interni. E dici, ma è un rottame, mi fa comodo, guarda, io giusto, c'ho una 127 rovinata. Però il volante ce lo posso ricavare a quel modello lì. E lo monto sulla mia che ci manca. Chiedere se interessati. Chiedo se interessato. Quanto chiedi? Quanto vuoi? 10 euro perché perfetta, ma manca sportelli, paraurti, fanali, mascherina, cazzi e mazzi, rote, le rote le ha mangiate il topo, però è perfetta, La carrozzeria, quello che c'è rimasto, non c'ha manco un graffio. Lo volete a picchio un modello che manchi uno sportello, che manca un paraurti, che manca qualsiasi cosa? Non è considerato un rottame, ma un modello incompleto. Come tale non si può pretendere cifroni, perché vi rimane lì. Voi la roba che volete vende, la volete vende o non la volete vende? Perché se non la volete vende, vi rimane lì. Inutile mi chiedete per un modello, io questa Audi 100 chiedo 30 euro, polystyle 1,43. Perché? Perché è rara. Vado su eBay, perché il trucco è quello, Andate su eBay, guardate su eBay le aste scadute, o compralo subito, non le aste in atto, perché uno può chiedere 700 euro anche per un accendino, ma non vuol dire che li vale, lui ci prova. Voi dovete vedere a quanto è stato venduto l'accendino, per farvi un'idea. E vedi 10, 15, 20 euro, esageriamo. Lo fai notare al venditore, la quale ti dice, allora, se l'ha trovata a 20, compralo da lui. Perché? Perché vuole trovare il cretino che gli dà 30 euro. Capito? Questo è... Io, fortunatamente, le persone dalla quale acquisto, e voi lo sapete, le persone dalla quale acquisto, da chi acquisto lo sa bene, io non compro un modello che lo devo pagare 400 euro. Non li spendo 400 euro. Io massimo posso dar 30 euro per un modello che mi può piacere, 30, ma per me sono già troppe 30, ma deve essere un modello modellone, non la Bentley Continental GT della Spyco, capito? Made in Cina, oddio se mi arcavi, c'ho di tutto. Deve essere un signor modello, ragazzi, capito? Quella
so se avete visto, aspetta, ve la prendo, tanto per intenderci. Sì, almeno si ragiona. Allora, avete visto sicuramente questo modello qua, no? ISO Fidia S4 Mebetoys, quotata secondo 50-60. Io per 50-60 questa non l'avrei mai comprata. L'ho pagata 25 euro, 25 euro, capito? Modello fine anni 60 della Mebetoys, praticamente perfetta, c'ha pochi chip. Altri questo modello l'avrebbero proposta a 70, sai, è una Mebetoys, 70 euro, se la vuoi 70 euro, non li vale. Ragazzi, lo volete capire che il mercato del collezionismo è cambiato? La gente non ce n'ha soldi, non ne ha soldi da spendere. È inutile mi mettiate le bisarche della Mercury a 1000 euro, spedite su gruppi di vendita, perché tanto siamo sempre noi, un c'è Paperon de Paperoni che pia e ti dà 1000 euro e te ti fa la vacanza con quelle 1000 euro. C'avete la bisarca Mercury? Tenetevela. Aspettate tempi migliori. Ora non è il periodo migliore per vendere modelli che costano fraccate di soldi, perché la gente soldi non ne ha, e quelle che ha e quelli che, quel poco che si guadagna intelligentemente li spendo in altro. Io mi sono dato un tetto massimo da spendere al mese, se lo proprio, ma non è obbligatorio che lo faccia, posso spendere anche 20 euro quel mese, però tetto massimo 150 euro. Da quello, da questo, da quello, capito? Sommando, non da un, può anche da uno, però sommando, è questo il tetto massimo che io mi do, non di più. Poi se trovo un modello che mi piace e da voi che compro lo sapete, vi dico: sentite, io questo mese non te li posso pagare, me li puoi tenere un mese, te li pago il mese lì, e io vado avanti così. Quindi ho prenotato la roba per il mese dopo, pago e mi arriva, questo faccio. Non si può più chiedere un mucchio di soldi per comprare macchinine. Non è così che funziona. Io mi rivolgo anche a quelli che purtroppo ci spendono tanti soldi. Non ce li spendete tutti questi soldi in macchinine. Non li valgono, non hanno questo grande valore ora come ora. Il mercato è cambiato. Ma 10 anni fa era diverso. Compravi un Alfa 90 Polistil, la pagavi 150 euro, io l'ho pagata 60 euro un Alfa 90 Polistil, 60 euro, e non perché l'ho trovata a mercatino, l'ho trovata perché la volevo, mi sono rivolto a una persona che sapevo che poteva darmela a un prezzo onesto e me l'ha ceduta, ma uno che fa mercati, non è uno che aveva una macchinina e non sapeva cosa era, capito? Non è la botta di culo dell'Alfa 1750 Toji pagata 7 euro da uno che non sapeva cosa c'aveva. Quello è culo, capito? Insomma, spero di avervi intrattenuto un po', mi raccomando ragazzi, fate a modino, non litighiamo, stiamo bene fra di noi, parliamo, ruzziamo, scherziamo, tutti insieme come al bar, non che poi si lete a po' di persone, uno si mette così, quell'altro sì, c'è l'ambulanza, passa e vengono a prendere, capito? Vedi, proprio. Dai, buona giornata ragazzi, buon fine settimana e spero che abbiate gradito queste mie quattro chiacchiere che ho voluto fare con voi volentieri, dai, se avete da dire qualcosa scrivete sotto fra commenti, io mi tiro indietro, non voglio insegnare niente a nessuno, ho voluto esprimere un mio personale pensiero, senza dettare leggi, senza scombinare nulla, senza far nomi, parlare male, parlare bene, io tanto le persone che alla quale voglio bene le sappiamo quali sono, va bene? Io voglio bene a tutti, però gli amici in particolare lo sanno a chi mi rivolgo. Via ragazzuoli, mi raccomando, collezioniamo con cervello e collezioniamo senza litigare e non sputtaniamo un mucchio di soldi per un troiaio, capito? Ciao ragazzi, buona giornata.